In tutti questi mesi mi sono chiesto come darti delle risposte precise in merito alle canne fumarie per biomassa o non. Allora ho fissato un appuntamento con uno dei principali esponenti qui della provincia ed oggi darà risposta a delle domande sia inerenti all'installatore specializzato, se tu sei un installatore, o anche se tu sei un capo famiglia in cerca di risposte e di soluzioni per i tuoi problemi, nei video di oggi avrai questo tipo di risposte. Prima di vedere i video, metti sempre un bel like, iscriviti al canale e alla fine lasciami un tuo commento che mi permetterà di produrre altri video, magari interessanti, per le tue esigenze. Entriamo assieme in una delle più grandi realtà qui della provincia. Questa è un'azienda che ha decenni ed è specializzata nella progettazione e realizzazione di canne fumarie. Oggi intervisterò direttamente Andrea, che oltre che essere uno dei titolari dell'azienda, dal 2012 ha fondato uno dei blog più importanti, Canna Fumaria Sicura, per quello che riguarda appunto le canne fumarie. Adesso entriamo e sentiamo da Andrea quello che ha da dirci. Quindi lascio campo libero ad Andrea e lui parlerà intanto dei tre problemi principali legati ai privati. Va bene Ugo, grazie dell'intervista. I problemi principali sulle canne fumarie legati a impianti domestici, quindi ad uso privato, sono sostanzialmente legati al problema di tiraggio. Possiamo avere delle situazioni dove c'è troppo tiraggio o dove c'è poco tiraggio. Quando abbiamo troppo tiraggio, il problema è avere una canna fumaria sovradimensionata o troppo lunga in altezza. Il problema di avere troppo tiraggio comporta ad avere un consumo maggiore di combustibile, quindi consumo più legna, consumo più pellet, e questo quindi è poco economico per la mia casa, per la mia famiglia. Il problema invece di aver poco tiraggio, sostanzialmente, è che la mia canna fumaria non funziona e quindi la mia stufa farà fatica a funzionare, farà fumo in casa, e così non posso andare avanti. Devo trovare una soluzione sia per il problema di poco tiraggio sia per il problema di troppo tiraggio. Andrea non è una persona da ufficio, lui, suo papà e tutta quanta la gestione di questa azienda è una gestione bella perché ha a che fare direttamente con gli installatori qualificati. Quindi Andrea, ti chiedo solo una cosa, sì. Ti capitano mai problematiche di questo tipo dove l'installatore magari viene e certo, una canna fumaria mal dimensionata, esatto, e deve risolvere il problema? Ci sono parecchi problemi di dimensionamento di canne fumarie perché o l'installazione viene fatta da hobbisti o non è stato fatto il dimensionamento. In relazione a che cosa il dimensionamento? In relazione poi alla stufa che viene montata, perché se io installo una canna fumaria ma non so ancora che apparecchio andrà installato, potrò avere problemi di dimensionamento. Ok, e quando succede questo tipo di problema, com'è che lo si risolve? Allora, se abbiamo una canna fumaria troppo piccola e quindi abbiamo problemi di tiraggio o troppo corta, le cose sono due: o faccio una nuova canna fumaria, la cambio, la metto più grande, più funzionale, oppure posso anche installare un attivatore di tiraggio. Per attivatore di tiraggio intendo sostanzialmente un tiracamino con motore elettrico che va ad incrementare la depressione all'interno della mia canna fumaria, e quindi anche se la canna fumaria a questo punto è sottodimensionata, con l'aspiratore, con il tiracamino, miglioro il tiraggio in normale funzionamento. In caso di troppo tiraggio invece la cosa da fare qual è? O restringere la sezione della canna fumaria per limitare quindi il flusso dei fumi, oppure una cosa molto usata è di applicare una valvola di tiraggio, viene chiamata anche regolatore di tiraggio appunto. È una valvola che consente un'apertura automatica in relazione alla depressione reale presente all'interno della stessa. Un altro problema che spesso sento parlare gli installatori che vengono da me è il problema di condensa, il problema che la canna fumaria si sporca troppo. Sostanzialmente il problema che una canna fumaria si sporca troppo può essere dovuto sia al cattivo dimensionamento della canna fumaria, quindi c'è poco tiraggio, oppure ad altre due cause. Una può essere l'umidità del combustibile, quindi utilizzo una legna troppo umida che crea quindi condensa all'interno della canna fumaria e incrementa lo sporco. Oppure può essere che la canna fumaria sia troppo poco isolata, quindi non posso installare una canna fumaria senza isolamento, soprattutto se attraversa altri locali freddi o addirittura locali esterni senza isolamento. Questo comporta un'immediata condensazione dei fumi all'interno del condotto e quindi un incremento velocissimo dello sporco all'interno della canna stessa. Principalmente il nostro punto di vista è sempre quello di dare delle informazioni corrette, avvalendomi di specialisti come Andrea.
Quanti anni ha l'attività, Andrea? Beh, l'attività è cominciata negli anni 70, prima con la produzione delle canne fumarie in vibrocemento e poi dagli anni 90 con le canne fumarie in acciaio inox. Sono fondatore e amministratore di cannafumariesicura.it, che è il primo blog dedicato alla sicurezza delle canne fumarie. Questo dal 2012, dove ho cominciato da solo, inserendo le mie conoscenze e un po' relazionandomi con il pubblico per capire quali sono le problematiche e come risolverle secondo normativa e per rispettare poi tutti quelli che sono i paletti tecnici. In descrizione troverai il link del blog di Andrea, quindi se hai delle domande specifiche, sia che sia un installatore oppure un capo famiglia in cerca di risposte pratiche, vai direttamente sul blog e scrivi ad Andrea. Allora, intanto grazie ad Andrea, che così abbiamo visto i tre principali problemi derivanti da una canna fumaria non gestita bene per l'utilizzo domestico del privato. Adesso Andrea mi accompagna anche nella sala di lavoro, dove parleremo anche di quelli che sono gli aspetti tecnici se tu, anziché essere una persona, un capo famiglia, sei un installatore, quali sono gli accorgimenti più importanti da avere quando si installa una canna fumaria e un apparecchio a biomassa. Andiamo. Ottimo. Prima di andare, mi raccomando, se il video ti è piaciuto, lascia i tuoi commenti, iscriviti al canale e in più anche metti un like al video.